Hola girls, ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Oggi volevo fare una cosa diversa dal solito, quindi non ci truccheremo, ma siccome è una tipologia di video che mi è sempre piaciuta e sinceramente non lo vedo più fare, vabbè che io mi sono iscritta da poco al canale, ma non fa niente, lo voglio fare con voi, spero che vi possa piacere perché a me mi incuriosisce sempre vederli. Come avete potuto leggere dal titolo, faremo What's in my bag, quindi vedrete tutto quello che porto nella mia borsetta. E niente ragazzi, direi di iniziare, spero che questo video vi piaccia. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Allora, questa è la mia borsa. È una Miss Sicily di Dolce & Gabbana nella dimensione media. Colore questo verde meraviglioso che io adoro. Perché dovete sapere che io, vabbè, a parte la passione per le borse, le scarpe, la moda, il make-up, che penso che ormai si sia capito. Non mi piacciono le borse grosse, odio proprio le borse grosse perché ci butti dentro di ogni, non rimangono le cose ordinate, non trovi mai nulla e non mi piace assolutamente. Tant'è che dico sempre mia mamma che le porta sempre queste borse di Mary Poppins e alla fine non trovo mai nulla. No, 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 no. Allora andiamo ad aprire la borsa e vediamo insieme cosa contiene. Vi assicuro che ne contiene di cose. Allora, innanzitutto un pacchetto di fazzoletti, indispensabile per me assolutamente perché sono una persona allergica al polline, alle graminacee, chi come me lo sa, pollicioni in su se siete allergici come me, quindi fazzoletti io ce li ho sempre, dietro, ma fin da quando sono bambina c'ho proprio la prima cosa, fazzoletti sempre, comunque, dovunque. Seconda cosa del periodo è momentanea, perché come sapete porto l'Invisalign da ormai 2 mesi e quindi devo avere sempre con me, soprattutto se mangio fuori o comunque anche faccio una merenda, devo togliere l'apparecchio. Quindi ho sempre con me dietro il portaapparecchio, lo spazzolino e un mini dentifricio, sempre nella mia borsetta. Poi il telefono ovviamente, il mio è un iPhone, l'8 Plus, nulla di nuovo, e ho la cover, ovviamente guardate che carina, con un bulldog, perché io amo i cani, ne ho tre, e due di loro sono due bulldog francesi, un maschio e una femminuccia, poi c'è la terza, che è la Ivy, che è un'altra mia cagnolina, che è una meticcia, che amo tantissimo, la follia per loro, loro per me sono la mia vita. Sono i miei angeli custodi, quindi questa è la cover del mio iPhone 8 Plus. Dopodiché ho una mollettina per capelli molto piccolina che non si sa mai, può sempre servire. Poi ho un assorbente perché non si sa mai, in genere sono molto, però lo teniamo giusto per. Poi ho questo portamonete di questo, vabbè, di Gucci. E ho all'interno però qui i franchi perché lavorando in Svizzera ho sia gli euro sia i franchi. Quindi questo è per i franchi ed è esclusivamente un portamonete molto utile. Poi ho un portafoglio che cambio spesso, così come le borse, ragazzi. Cioè, potrei fare un What's in my bag ogni mese perché cambio spesso, avendone molte, avendo la passione anche per i portafogli, non sono sempre gli stessi. In questo caso sto usando il mio portafoglio di Valentino, con questa stampa tutta così bellissima, particolare, tutta porchiata, che ha parecchio spazio dentro. Vabbè, non vi faccio vedere un portafoglio, però ha due suddivisori qui in mezzo alle monete e qui il portabanconote. Poi andiamo avanti. Ah, ok. Il mio burro cacao. Allora, il mio What's in my bag, un What's in my bag sincero, onesto e veritiero, non è come quello che vedete magari da altre persone che hanno dietro la borsa di ogni, poi magari cose che non usano neanche o cose boh, fuori dal normale, cioè penso sia proprio un classico, cioè le cose che hanno tutti, no? Nulla di particolare, ma proprio perché non mi piace caricarmi di roba che tanto non uso, voglio tenere nella borsa solo quello che mi serve veramente, se no non sta nella mia borsa,
non mi appesantisce il braccio. Quindi, burro cacao. Utilizzo quello di Angel Beauty, è favoloso, ve lo consiglio. Poi, cosa c'è? Può venire nel video? Vieni. Eccola qui, una delle mie topoline. Una delle mie topoline. Lei è la Joy. Uno dei miei due bulldog francesi che piangeva perché mi guarda fare il video e frigna, perché dovete sapere che è una piangiulona, piange come i bebè, è favoloso, ma sono tutti favolosi. Allora posso finire il video, amore? Vai, oppla. E quindi stavo dicendo, andiamo avanti. Dopodiché ho il portadocumenti, perché ho imparato che non tengo più la mia carta d'identità, proprio i miei documenti nel portafoglio, perché si stropicciano tutti. E quindi ho questo che è bellissimo, anche questo è di Valentino Garavani, in questo fucsia stupendo, io adoro questo rosa. E vabbè, ho dentro i miei documenti, la mia carta d'identità, i miei permessi, le mie cosine. Anche questo è molto comodo. Dopodiché, ah sì, dato che sono una persona allergica, ho sempre dietro con me l'antistaminico. Okay, sono queste pastigline che si sciolgono sulla lingua in caso di allergia. Poi ho una penna, che tra l'altro è aperta, non so come mai, una penna nera che può essere sempre utile. Poi non so perché ho trovato dei soldi così sparsi, vabbè, lasciamo stare. Poi, come ultima cosa, anzi no, no, ho sbagliato, penultima. Oh, vabbè, le mie chiavi della macchina, chi mi conosce sa che le mie chiavi della macchina sono con la cover fucsia. Se vedete delle chiavi fucsia sono mie. Eccole qua. Poi, ah, ecco, eccolo qua. Allora, questi sono i miei AirPods, quindi le cuffiette wireless per l'iPhone, sono favolose veramente lì. Le stramo, sono veramente comode. E vabbè, io ho rimesso la cover di Hello Kitty perché adoro, 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 adoro Hello Kitty. Qui dentro ci sono le cuffiette e è comodissimo perché vabbè, potete attaccare anche le chiavi qui. Quindi questi sono i miei AirPods. E poi cos'altro? Ah, basta, no, vabbè, all'interno della Miss Sicily c'è una taschina dove c'è sempre uno specchiato, ragazze, con scritto dietro Sicily. Ed è comodo perché se vi dovete vedere è bello anche ingrandente. C'è proprio qui una taschina, questa, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, qui dentro dove c'è sempre la custodia dello specchiato. E basta, vi ho fatto vedere assolutamente tutto. Quindi questo è quello che c'è nella mia borsa, nulla di più, nulla di meno. Spero che questo video vi possa essere piaciuto. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!